Buongiorno ragazzuoli, buongiorno. Allora, oggi ci sarà questa amichevole. Vediamo se allo stadio qualcuno si permetterà di contestare il nostro mister. Si parla già di una contestazione preparata, perché comunque molti tifosi non erano d'accordo alla conferma di Allegri. Vediamo cosa succederà. Sul fronte mercato sembra che la Juventus si stia interessando a Kefren Turam in modo serio, ed è un giocatore che sono un paio di mesi che dico che sarebbe il giocatore giusto per provare a invertire la rotta a centrocampo, perché ragazzo giovane, ragazzo di prospettiva, prezzo abbordabile, devi farle queste operazioni qua, no? Non puoi andare a pigliare il centrocampista da 80-90 milioni. Devi pigliare uno di prospettiva sperando che poi diventi quello che le sue caratteristiche in proiezione fanno pensare, e queste sono operazioni alla Giuntoli. Vendendo Zaccaria a quel prezzo lì devi aggiungere poco e ti prendi Kefren Turam, che come caratteristiche è un giocatore che ci manca a centrocampo. Questo non esclude la possibilità di acquistare Amrabat, che invece è più un mediano, e magari provare a cedere Locatelli all'estero, perché io dico De Zerbi, prenditi Locatelli, è sempre stato un buon giocatore con te, prenditelo, no? E cambiare un po' il volto al centrocampo, perché alla fine il nostro problema principale è il centrocampo, e probabilmente anche Pogba, anche quest'anno Pogba non darà nessun tipo di garanzia, quindi bisogna che troviamo dei giocatori sani da mettere a centrocampo. Detto questo, l'affare Lukaku sembra tutti i giorni una novità. Io credo che alla fine arriverà, ma alle condizioni della Juve, perché la Juve non credo che siano totalmente impazziti da investire 40 milioni su un trentenne che guadagna una fraccata di soldi. Quindi io vedo questa operazione solo ed esclusivamente in prestito e con buona parte dell'ingaggio pagata dal Chelsea, perché non sta trovando una squadra che lo compra. Si parla del Tottenham interessato a Lukaku nel momento in cui cederà Harry Kane. Quindi se cedono Harry Kane, la girando la finisce, perché se il Bayern Monaco prende Harry Kane non prende Vlahovic, quindi sarebbe tutto un discorso che vorrei capire come va a finire. Sul discorso Vlahovic, ragazzi, è una mera questione economica. Tu su Vlahovic, recuperando una bella fetta di soldi di quelli che hai speso, vai quasi in pareggio di bilancio per quanto riguarda Vlahovic, e ti metti un po' a posto i conti. Con Lukaku in prestito blocchi quella casella, con i soldi di Vlahovic ti vai a prendere Thuram e magari anche Amrabat, piazzi Pellegrini, quindi sono tutti incastri, ragazzi, che noi magari non capiamo a livello tecnico delle volte, ma tu devi avere una rosa forte e devi far quadrare i conti. La missione di Giuntoli è questa quest'anno. Non abbiamo una squadra pronta e dobbiamo rinforzarla nei singoli reparti a prescindere dal costo. Abbiamo una rosa discreta che va rinvigorita con nuovi ingressi, però vanno fatti anche quadrare i conti. Quest'anno, ragazzi, senza la Champions va da sé che non puoi spendere tanto e devi rientrare di qualche soldo. Quindi non facciamo voli pindarici pensando che la Juventus farà acquisti della Madonna senza cedere nessuno. Se cedi Vlahovic ti puoi permettere di fare delle operazioni, se non cedi Vlahovic, e io tra Vlahovic e Chiesa cedo Vlahovic sinceramente, perché su Chiesa mi lascio comunque la possibilità di vedere se ha recuperato quest'anno, e Chiesa è tipologia di calciatore che ha lo spunto di decidere le partite anche da solo delle volte.
cosa che Vlahovic non ha. Quindi io tra i due mi tengo sempre Chiesa. Non vedo tramontata l'operazione Zaniolo, che forse la Juventus sta aspettando proprio gli sgoccioli del mercato per fare un'offerta, per pigliarlo in prestito con un diritto di riscatto, perché Zaniolo vuole venire alla Juve, la Juve vorrebbe Zaniolo, ma non vuole investire su un giocatore anche egli con dei problemi fisici. Quindi è tutto lì, ragazzi. Poche notizie, ben confuse. Stasera ci vediamo sta partita. Io, ragazzi, vi lascio un abbraccio, buona giornata a tutti, iscrizioni ai canali della Crew, e vi mando un abbraccio. Forza Juve sempre.